Giovedì 22 giugno, dopo parecchio tempo torno a fare un video, e non è un video piacevole per tutte le situazioni che si stanno presentando. E niente, sono, io penso siano cose che fanno passare la voglia di tifare, di seguire una squadra, di affezionarsi a dei colori, e tutto per i soldi. La gente vuole fare business e sono sti americani qua, rovinano il mondo, e non solo a livello sportivo. Vendere Tonali è come tagliarsi le palle. No, ne parlavo al lavoro e lunedì ho detto: ce n'è uno che non venderei mai, tolto che sono, simpatizzo per molti giocatori del Milan, molti, però uno dice: vabbè, se vuoi sponsorizzare il mercato, vendiamo, facciamo un sacrificio. E allora, se sai che i soldi poi che entrano vengono reinvestiti, io sono disposto a sacrificare qualcuno. Tutti tranne Tonali. Avrei perso Maignan a malincuore, avrei perso Theo, avrei perso anche Leao, ma Tonali no, è il milanista con la maglia del Milan. Tonali mai. Ma c'è l'algoritmo che ti dice, in base ai numeri, chi rende meglio, chi gioca meglio, chi è più performante, chi, insomma, statisticamente parlando, è migliore. Ma il carisma, ma l'amore per la maglia, ma il milanismo, non puoi misurarlo con l'algoritmo. Quindi, dopo Maldini, Tonali. Ovvio che Tonali non è a livello di Maldini, ma come milanismo lo sarebbe potuto diventare, visto tutto quello che ha dimostrato, accettando il Milan, aspettando il Milan, rinunciando a qualche soldo per il Milan, impuntandosi per avere il Milan. E niente, dopo uno scudetto e una semifinale di Champions, si parte da zero. Ovvio che questo video potrebbe risultare prematuro, non è prematuro. Se vendevamo qualcun altro, e allora aspettavo, vediamo tizio, vediamo come li muoviamo questi soldi. Adesso può arrivare chiunque, non si sistema la situazione, non si sistema, no. Cioè, io non li capisco quelli che i giocatori vanno, il Milan resta. No, non è così, perché chiunque, quando da bambino scegli una squadra, lo fai perché c'è uno che ti sta simpatico, uno che ti illumina gli occhi, ti affezioni a quello, poi arriva la squadra.
anche una squadra che vince, ce n'è uno che dentro di te spicca e ti permette di scegliere e poi di diventare tifoso di quella squadra lì. Non è come una realtà, dici, cittadina, io sono di quella città e sembra un, ti senti in dovere di tifare quella squadra perché sei nato lì. E con queste squadre è diverso, il cuore e la passione non guarda i soldi, no. Quindi io già ovvio che non facendo video voi potete pensare che lo sto inventando adesso, ma già questi qua, che Furlani, basta guardarlo in faccia, Cardinale, io voglio vedere se torna in piazza, lo sgozzano secondo me. Non ci sono parole. Dopo degli anni in crescendo si ritorna a non far niente. Mi sembra. La nostra prospettiva è l'Arsenal come idea, squadra che per mille anni non ha vinto niente, ma qualche giocatore lo tira fuori e stanno lì a bazzicano, magari fanno un po' bene in coppa, fanno il quarto posto, a parte che noi il quarto posto l'anno prossimo ce lo sogniamo, ha fatto fatica quest'anno, figurati con sto andazzo qua, dove vuoi andare? E insomma, non voglio dire il Milan è morto, ma non se la passa bene e situazione è più che in discesa. Io mando un saluto a Sandro dicendo mi dispiace, ma hai fatto bene, vista sta società di merda, hai fatto bene ad andare via. Bocca al lupo Sandro.